Ciao a tutti, anime colorate, benvenute in questo nuovo video. Se sentite questa voce da asfissia, è perché negli ultimi mesi, ma in particolare negli ultimi giorni, il reflusso è aumentato in maniera prepotente. Tuttavia, sentivo estrema la necessità. Ora che paradossalmente ho più privacy in proporzione di fare un video spartiacque, perché come vedete dallo sfondo non sono più a Milano, ma valuterò comunque di cancellare quel video e forse anche quello in cui dico che ho sbagliato. C'era troppa negatività in esso. Gli altri invece, anche se a pochissimi, vi sono piaciuti, quindi li lascerò. Non vi nascondo che è stato un periodo economicamente svenante quello di questo trasloco, per cui che ci sia un video dei regali di Natale o no, purtroppo dipende interamente da voi. Voglio precisare che nessuno è obbligato a fare niente. Gli iscritti migliori non sono necessariamente coloro i quali fanno i regali, ma se si fanno i regali una volta l'anno, due volte l'anno, e poi si sparisce dal canale, non ha molto senso. Non voglio parlare dei motivi di questa decisione, come già avevo detto, perché sarebbero coinvolte le persone le quali non hanno dato il permesso di essere nominate neanche di straforo. Per cui voglio dedicare questo video a quattro persone, oltre ovviamente alla mia Freya, che non può commentare, ma ha fatto molto di più, c'è stata ogni singolo giorno. E queste quattro persone hanno reso il tutto meno pesante, anche se loro forse pensano di no, o comunque di non aver fatto abbastanza. Sappiate che non è così. Sappiate che vi porto nel cuore, vi voglio bene, ve lo vorrò finché voi avrete voglia di avermi nella vostra vita, anche se da oggi, da lontano, e sto parlando, facciamo così, in ordine di conoscenza, prima di tutto di Paolo, la persona grazie al quale, alla quale mi trovo qui con un viaggio in macchina piuttosto del treno. Ma prima ancora, grazie a Paolo, ho visto Milano per la prima volta, per qualcosa che non fosse una visita medica. Pur essendoci frequentati, diciamo, sicuramente meno volte di quante avremmo voluto, credo che si sia formato un legame bello forte. E se ne sto parlando con la salute provata da questo soggiorno, puoi capire quanto sia importante. Nonostante la distanza, che sarà dura, perché si sarà dura, però siamo due persone forti e sono sicuro che possiamo farcela. Che ci vorrà del tempo, ma ci rivedremo. Dopo Paolo, dopo circa un mesetto, ho conosciuto Giorgia e Giovanni, che stanno passando in questo istante
preferito, per un fatto di tutela, mettere la prima foto che abbiamo da soli, ma in realtà ieri ho conosciuto anche Riccardino, il bambino di George. Ed è stato un vero piacere. Con Giorgia e Giovanni dovevo essere un aiuto temporaneo, dal quale non so se nessuno dei tre si aspettasse molto, ma ben presto è nata un'amicizia. Un'amicizia vera, grazie alla quale ho promesso a Giovanni che lo porterò, insieme ovviamente a Giorgia, in un locale che qui non si può nominare perché YouTube è diventato molto filtrato. Ma voi capirete, non pensate male, semplicemente si tratta del nome di un locale che ha a che fare con un'imprecazione e con un animale da allevamento. Inoltre, come vi dicevo, è nata un'amicizia con entrambi. Adesso staremo lontani, però esistono i social. Faremo, penso, spero, anche qualche videochiamata in più, visto che non siamo più a 16 km. Io vi ringrazio perché anche voi, come Paolo, anche se ci siamo frequentati poco, avete reso tutto meno pesante. Infine, la nomino per ultimo, ma non certo per importanza, semplicemente perché abbiamo avuto modo di abbracciarci solo oggi, che credo di non averlo detto prima, è il 12 dicembre per me. Sto parlando della mia amica Roberta, che ha fatto due collaborazioni con me, di cui una un po' più recente, e che ho conosciuto credo circa 3 anni e mezzo fa in un gruppo WhatsApp dedicato alla mia fissazione numero 1, che è Harry Potter. Finalmente oggi ha fatto una buona parte del viaggio di ritorno con me e con Paolo. Bene, ragazzi, io mi lascio perché oggi è veramente difficile parlare. Vi ricordo, se non siete iscritti, di iscrivervi, attivare la campanella per non perdere nessuno dei prossimi video. Se volete partecipare al mio Natale, ormai toscano, vi lascio la lista desideri Amazon, oppure potete fare una donazione alla raccolta fondi, perché non so se l'ho già detto, ma traslocare e interrompere anche il rapporto lavorativo mi ha trovato definitivamente con le pezze al sedere. E per fortuna qui ci sono state due persone che mi hanno riaccolto, e avrebbero potuto non farlo, nel bene e nel male, di quello di cui mi sono lamentato negli anni, e l'ammetto. Io vi saluto, spero di trovare un rimedio presto, e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao.